Zlatan, si dice che il 3 sia il numero perfetto. È un caso che tu compia gli anni proprio il giorno 3 di ottobre? No, quello non è una cosa che ho scelto, ma mi sa che è mese ottobre, tanti campioni sono nati in ottobre e mi sento uno di loro. Se dovessi fare un ritratto di te stesso oggi, in questo momento della tua vita, chi è Zlatan Ibrahimovic oggi? Oggi è un Ibrahimovic più completo, più calmo. Ogni tanto, come vecchio Ibrahimovic, per forza è più relax, più tranquillo, tanto esperienza, ho un approach differente, mi comporto differente perché ho un altro ruolo adesso, in campo e fuori campo, e penso che godo più a questa età, perché non faccio tutto in 2000 a ora, per esempio, le cose. Invece prendo tempo per fare le cose. Nella tua autobiografia, nella prima, hai scritto: puoi togliere il ragazzo dal ghetto, ma non il ghetto dal ragazzo. Di quel ghetto, adesso, quanto è rimasto ancora nel libro di oggi? Tanto. Penso che tutto io sono ghetto, perché e non è qualcosa che vado fuori e girare e pensa di essere cool. Sono così perché sono cresciuto in quella zona e per me era paradiso. E come ho detto, puoi togliere il ragazzo da ghetto, ma non ghetto dal ragazzo, perché ogni tanto si vede che faccio movimento e pensiero da quella zona. È quello che sono. All'ingresso della tua casa in Svezia raccontavi di avere una foto dei tuoi piedi, perché da loro tutto è partito. Se tu ora dovessi scegliere di appendere un'altra foto, quale foto appenderesti? No, ancora piedi, perché ogni giorno che entrano in quella casa famiglia deve capire da dove arriva tutto. E grazie a questi piedi, non dico che devono dare un bacio a piedi, ma devono fare un pensiero che ringraziare quei piedi che abbiamo il tetto sopra di noi, perché senza di piedi non c'era niente di queste cose che abbiamo. Poi ovvio, potevamo fare in un altro modo, però loro sanno. Pure sul telefono di mia compagna ce l'ha piedi, perché ha capito bene. Senti, ora sei diventato grande in tutti i sensi, o forse, come diresti tu, lo sei sempre stato. Ma se tu dovessi ripensare alla tua vita e a ciò che hai fatto negli scorsi anni, c'è una pazzia che hai fatto e che rifaresti ancora? O cosa invece non rifaresti da uomo maturo? No, penso che tutto quello che è successo e sta succedendo deve succedere. E se vado dietro non voglio cambiare niente, perché sono inventato questa persona grazie a tutto quello che ho fatto, e questa persona mi sento più di bene, mi sento perfetto così. Poi cambiare scelte no, credo in tutte le scelte che facciamo, che è scelta giusta, poi ogni va bene, non va bene, è parte della vita, cosa naturale. Inizio a farti vedere alcuni messaggi di auguri e partiamo da lui. Ciao Ibra, volevo salutarti, tanti auguri, stai diventando vecchio, no, già sei vecchio. Un grande abbraccio, è stato un piacere giocare con te, sei un grande campione, sei un esempio per tutti, un grande abbraccio e 40 anni, mamma mia. Grande Pato. Ti ha un po' provocato con questo messaggio? No, questo mi stimola, perché quando ogni volta che dicono mia età o che sono vecchio mi stimolano, perché così mi fanno fare le cose che devo dimostrare che non sono vecchio, né 40 né vecchio
in calcio, poi fuori calcio è quello che è. Ma grande Pat. Che ricordo ti è rimasto di lui e di quel Milan? Era un calciatore fantastico, era più completo che ho visto. Mi dispiace per quegli infortuni che aveva, perché non poteva avere continuità nel gioco. Però quando stava bene, era troppo forte, troppo forte. Poi mi sa che è uscito poco da sua qualità per colpa di infortuni. Non era, e poi non è qualcosa che puoi controllare o no, però è stato un grande talento e ha fatto saltare a tifosi di Milan, soprattutto inizio quando è arrivato, e poi abbiamo vinto Scudetto insieme. Poi come persona è una brava persona. A proposito di compagni o di ex compagni, hai giocato con tanti campioni nella tua carriera. Parlando di compleanno si parla di regali, e allora io ti chiedo: quale grande campione ti ha regalato di più dal punto di vista calcistico all'interno della tua carriera? Dico sempre che ho giocato con i migliori giocatori del mondo, ma quello che mi ha fatto diventare più bravo e più forte era Patrick Vieira, perché quando è arrivato in mia squadra mi metteva pressione, mi faceva sentire mai soddisfatto di quello che faceva, mi chiedeva sempre di più, e poi si allenava sempre massimale. Poi da lì ho ascoltato e prendevo questi consigli dentro di me e lo facevo, quello che mi ha fatto. E poi se parliamo qualità di individuale, ho giocato con Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta, ma c'è tanti: Nedved, Trezeguet, Del Piero, Milan, Gattuso, Seedorf, Pirlo. Posso stare qua qualche ora e dire tutte le nomi che ho giocato, e mi dispiace per quelli nomi che non l'ho detto. Non è mancanza di rispetto, perché sono in tanti. Se scorri sull'iPad hai un altro messaggio. Ragazzo giovane, auguri di buon compleanno, un abbraccio a tutto motore e mi raccomando, sempre bello concentrato. Ciao. Senti, tu e Danilo in comune avete avuto anche una esperienza sfortunata, così possiamo dire, un infortunio abbastanza lungo dal quale avete recuperato. Io ti chiedo, quell'esperienza di Manchester con quell'infortunio, prima non avevi mai avuto infortuni così gravi, ti ha lasciato qualcosa dentro, ti ha insegnato qualcosa e ti ha dato qualcosa che ti ha rafforzato ulteriormente? Quello che è che è cresciuto e migliorato durante il mio infortunio era mentalmente, perché devi avere una pazienza, e sono diventato più forte mentalmente nel modo che non ti esce adrenalina, perché non sei in campo, non potevi stare in palestra, allora lavori in un modo differente, più statico, più lento, più triste, e devi avere tanto pazienza e devi essere forte in testa per controllare i nervi e emozioni. Dopo una cosa così, mentalmente sei forte. Tramite gli auguri di Danilo, che è impegnato ovviamente nel mondo NBA, ci riallacciamo anche alla tua esperienza americana. Cosa ti ha lasciato quel periodo speso in America? Quanto di americano c'è nell'Ibrahimovic di oggi? Zero. Zero. Sono me stesso dal primo giorno da oggi. Ho preso esperienza di America, ma ho dato io più a loro che loro hanno dato a me, perché secondo me hanno visto qualcosa che non hanno mai visto in campo. E poi una personalità che non ha paura per niente, e uno che non prova a essere perfetto in un modo finto. Invece era perfetto con essere se stesso, non come americani. Tutti chiedono e vogliono essere perfetti con un entourage di 20 persone. Invece ero me stesso e andavo in giro da solo. Non mi serviva controllo per immagine così. Però mi manca un po' sole, però qua in Milano mi dà anche sole, non c'è problema. Lungo gli anni tu sei un po' cambiato, no? Come tutti, come succede a tutti, nel crescere, nello stile, ma anche nel modo di giocare. Tu in cosa però a tutti gli effetti ti senti diverso rispetto a prima? Penso che ogni giocatore cambia dopo l'età che ha.
Non posso giocare come 5 anni fa, 10 anni fa o 15 anni fa, perché ho un altro fisico, un altro pensiero, un'altra esperienza, perché dopo tanti anni le idee cambiano, l'esperienza cambi, lo conosci il gioco ancora di più, sei più maturo. E io riesco a giocare ancora perché mi adatto sul gioco in un modo dove posso aiutare la squadra in migliore modo. Non esagero nel cose che mi tira fuori energia o condizione per non essere là per aiutare la squadra. Allora mi adatto in un modo dove riesco a tirare massimale da me, ma in un modo dove aiuto la squadra. E per quello, secondo me, riesco a giocare ancora oggi. Poi mi alleno, mi piace allenare tanto. E devo avere balance, dove non faccio troppo o poco. Quello, secondo me, è dove mi va incontro. Perché quando vedo la squadra fuori, voglio fare lo stesso cose come tutta la squadra, perché non voglio sentirmi trattato in un modo differente, perché se lo faccio io, lo fanno loro. Così faccio esempio per loro. Se faccio meno, può essere che fanno meno, e non voglio essere quello esempio che fa meno e fa vedere cose che non mi va. Invece lo faccio massimale e purtroppo ogni tanto mi va incontro, però questa è la mentalità, non posso cambiare la mentalità. Anche grazie a questa mentalità che sono qua, senza di mentalità, tu puoi avere talento, ma 50% in testa. Se non ce l'hai testa, non giochi a livello alto. Fuori dal campo sei cambiato anche a livello di look. Come ti sei avvicinato al mondo della moda? No, moda, non c'entro niente con moda, fashion. Io metto le roba dove mi sento comodo, quello è il mio moda. Quando sei comodo, stai bene. Poi, per avere un'opinione di altri non mi interessa, perché secondo me è importante essere comodo. Poi, moda è per gente che sono più permolosi, più chic, ma non sono così. E quello è rimasto ghetto in me. Quando dicevo, c'è ancora ghetto in me. Passiamo all'altro messaggio di auguri. Sì. De si, bra, brate, srećan ti rođendan. Želim ti sve najbolje, naravno puno sreće, zdravlja, puno uspeha na fudbalskom terenu i još mnogo godina da nam igraš. Volimo tu tvoju ludu balkansku glavu. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti. Auguri, amico. Ciao, sve najbolje. Grande nonno, grande amico. È un grande amico e da un numero uno all'altro, siete due numero uno dello sport. Qual è la qualità che apprezzi di più di Nole? Prima di tutto ha un testa di Balcano. Allora, quando esplode, come esplode a me, secondo il mio filosofia è quando esplode fai bene, quando ti arrabbi e ti fa stare su dite fai il meglio possibile, perché così sei più concentrato, più attento, più hai più voglia. Poi quando ti rilassi non sei nello stesso livello, secondo me. E quando guardo quando gioca Nole è uguale, quando si arrabbia fa uscire il massimale, secondo me è uguale per me, perché così mi sento vivo, mi sento che adrenalina esce, mi dà più energia. E poi è completo come atleta. Inizio va bene, la testa con poca esperienza non c'è, perché è naturale, normale per tutti quanti. Se un talento inizia da una parte e poi quando prendi più esperienza anche mentalmente la mentalità cresce e inventi quello che inventi, dipende da te. E non è come me, più completo possibile come atleta. Nella vita di tutti noi c'è una parola, un tema più ricorrente rispetto ad altri, che è quello della famiglia, no? Io chiedo a te come ha cambiato la tua vita Elena quando l'hai conosciuta, ma anche i tuoi due figli. No, quando ho conosciuto Elena ho deciso di venire in Italia e vivere con me. È cambiato tanto, perché il mio stile di vita è cambiato, perché ero più attivo, ero più rock and roll,
prima che ho conosciuto Elena. Quando ho conosciuto Elena ero più tranquillo, più stabile. Venivo in casa, non c'era calcio in casa come era prima di Elena, era sempre calcio, 24 ore. Poi quando sono nati i miei bimbi, ancora meno calcio in casa, perché questo ti dà tranquillità, meno stress, ti fa pensare, avere pensieri differenti, così ti stacchi un po' da calcio e ti rilassi. È importante, perché quando non giochi bene o non stai bene in campo o non è andato bene, quando c'è tanta pressione in campo, mondo di calcio, vai a casa, ti stacchi totale, perché è un balance. Poi, ovvio, due nuove vite in mia vita, devo fare crescere ed è un'altra responsabilità. È bello vedere da quando sono nati, da oggi, perché sono ancora giovane, piccole, ma stanno crescendo e è importante che stanno bene. Poi sto provando il migliore modo di farlo diventare indipendenti e più bravi possibile. Cosa rivedi di te nei tuoi figli? Secondo me ognuno è suo, individualmente ha suo carattere, ha sua personalità e non devono avere le stesse cose come altri. Se devo paragonare, piccolo ha poco pazienza come me, però ho un po' pazienza adesso, quando ero giovane meno, poco. Più grande ha fisico come me, però piccolo arriva. Però è più riservato e piccolo è più aperto. Unica cosa è che hanno una fiducia come me. Loro già oggi pensano di essere più forte di me. Se questo arriva da me, penso di sì, perché mia fiducia è uguale. Quando facciamo competizione così, non guardo che sono mio figlio, invece devo vincere. È uguale per loro. Senti, a proposito di papà, c'è stato un allenatore che è stato un po' un papà calcistico per te. Ti faccio scorrere al prossimo messaggio. Ciao Ibra, tanti auguri di buon compleanno. Certo, 40 anni ancora in campo, vuoi superare Buffon, Maldini, vuoi superare tutti. Come sempre, vuoi essere sempre il migliore. Ciao, tanti e tanti auguri. Grande Fabio. Appena passato sua foto sopra, ho detto è l'allenatore che mi ha massacrato più di tutti. È quello che ti ha fatto crescere di più? È quello che mi ha cambiato totale, perché quando ho avuto Fabio Capello mi ha cambiato nel modo di giocare e anche la mentalità, perché era un altro filosofia, un'altra visione di gioco, un altro pensiero. Mi alzava, mi massacrava, mi alzava, mi massacrava. Tutti i giorni era così, non riuscivo a capire cosa vuole da me. Però secondo me era una manipolazione, era un gioco da parte sua per farmi crescere. Un giorno diceva il numero uno, il giorno dopo che ero disastro. Allora quando mi massacrava così, mi dava benzina di fare di più, perché volevo dimostrare a tutti i costi che ero meglio di tutti, anche se giocavo contro con Nedved, Trezeguet, Del Piero, tutto era concorrenza e volevo dimostrare che sono più forte di tutti. E lui giocava col mio cervello, col mio testa nel quello modo, però mi dava tanto responsabilità e mi ha fatto inventare quello che sono oggi, perché a tutto rispetto a Malmö e Ajax è partito con Capello. Poi mi ha fatto capire a questo livello cosa serve di fare per stare al top, che performance, quali risultati devo portare, perché a quell'epoca ero a Juventus e per me era come un PlayStation, perché c'era troppo grandi nomi, troppo grandi campioni di quello che ero abituato. E ho detto, ma rispetto come lo prendo? Non lo chiedo, invece lo prendo. Così mi diceva. Allora ho capito, questa è la mentalità e filosofia. Da un padre calcistico per te a tu come papà dei tuoi compagni. L'hai detto di essere un po' un padre calcistico anche per i tuoi compagni al Milan.
Ripensando al momento in cui sei arrivato qua, nel 2010, ti aspettavi si creasse un legame così forte con questa società? No, non mi aspettavo niente di extra di quello che era tutto normale, venire, giocare con campioni, provare a vincere a tutti i costi e poi tornare in Italia dopo qualche anno in Italia, che sono uscito e poi tornato, conoscere nuovi giocatori, giocare con altri tipi di giocatori. Poi c'era una cosa extra per come era il società, le persone che lavoravano dentro la società, come ti facevano sentire. Era un altro modo di lavorare, un altro modo di fare le cose, e questo automaticamente, naturalmente, cresceva dentro di me. Mi facevano sentire proprio a casa. Come ho detto, arrivi a Milanello, non è che sei in fretta di andare a casa, perché ti senti a casa e sei a casa. Quello hanno questo effetto e è come è costruito il club, perché fanno sentire tutti i giocatori uguali. E quello mi fa piacere, perché così quando arrivi al tuo posto, area dove lavori, e ti senti a casa, devi solo dare dietro, perché fanno tutto per farti stare bene. Adesso tu devi dare massimale, che poi per tornare questa energia che ti danno. Sei soddisfatto di come stanno crescendo i tuoi piccoli figli? Sì, stanno bene, hanno grande voglia, tutti disponibili, hanno fame di fare di più, e si vede questo anno in campo è un altro comportamento in campo, si vede che c'è più equilibrio, più stabilità e più fiducia. Quando siamo in campo, mi dispiace che non riesco a giocare, però quando arrivo faccio paura. Senti, per quanto riguarda invece la dirigenza, che rapporto hai con Ivan, con Paolo Maldini, e in cosa, visto che l'hai affrontato anche come avversario in campo, Paolo Maldini non è cambiato in questi anni? Ho un bel rapporto con tutti quanti, perché sono qua per aiutare e dare dietro il più possibile, perché quando arrivi a questa età e quello che ho passato, non c'è tanto di dimostrare. Invece ho una filosofia che voglio dare il più possibile dietro. Se posso aiutare anche la dirigenza, aiuto in tutte le zone. Non ho altri pensieri. E con Paolo ho un grande rapporto, un grande feeling, perché è stato un ex calciatore, adesso fa dirigente e sta crescendo anche in questo mondo, perché è un'altra cosa per lui, e ha fatto un grande lavoro. Poi non è uno che fa qualcosa e si nasconde, invece lo fa le cose e si fa vedere anche. Ha una relazione con tutti i giocatori, arriva tutti i giorni in allenamento e parla con tutti e ti fa sentire importante e comodo. E secondo me, quando sei giovane, questo approach è molto importante, perché pensa quando arrivano giocatori da tutto il mondo in Milan, a livello massimo, un club così gigante, e c'è tanta pressione di portare risultati e fare performance. Ti devono fare sentire importante momenti meno bravo e momenti più bene, più bravo. E anche Ricky qua tutti i giorni. Ivan, mi dispiace che non sta al 100%, però tornerà e farà come ha fatto prima. C'era anche lui, era disponibile, parlava con gruppo, e così è uno di noi, perché quando giochiamo siamo uno, e quando vinciamo e perdiamo siamo ancora uno, e tutti hanno un ruolo importante, non solo calciatori in campo, anche persone fuori che hanno differenti lavori, pure giardinieri, tutti hanno un ruolo importante, perché noi facciamo il migliore e anche altre persone fanno il migliore per il migliore risultato possibile. Qualche mese fa tu ci avevi detto
resterei al Milan a vita. La possibilità che questo legame con il Milan continui anche con un altro ruolo esiste? Prima devo giocare, dopo pensiamo a step 2. Voglio giocare più possibile, non voglio lamentarmi che potevo giocare, dovevo continuare, invece faccio uscire tutto da me fino a che non ce l'ho energia più dentro di me di portare risultati, allora è giorno di dire addio, ma oggi non mi sento che sono arrivato a questo step, invece mi sento più forte di tutti, mi sento veramente che posso portare risultati e aiutare i miei compagni, soddisfare i tifosi e ringraziare tutti nel gioco, in campo. Poi step 2, se c'è un'opportunità, dipende dal club, perché non sono uno che entro e lo dico questo è mio, devo fare questo, no. Se il club è disponibile di certe cose, parliamo. Non è difficile le cose. Se lo fai inventare facile, inventa facile. Però lavorare in Milan è ovvio. Chi non vuole lavorare o giocare nel Milan? Poi è un progetto differente da 10 anni fa, però è una bella sfida perché io sono qua da 1 anno e mezzo, più o meno. Abbiamo creato una cosa importante, una cosa differente di quello che Milan è abituato, però c'è entusiasmo da tifosi, da tutti quanti. È così, una grande sfida, però una bella sfida, perché se riesci ad arrivare nel quella visione, obiettivi che hai, è una soddisfazione totale. E secondo me i tifosi notano. Mi dispiace che i tifosi non potevano entrare prima, invece si vede adesso con metà stadium sembra full e aspettiamo altro metà per farlo saltare ancora di più. Parlo con te anche di musica, poi capirai il perché. Ti chiedo quanto la musica è parte della tua vita, normalmente quando l'ascolti e hai cambiato genere con il passare degli anni, perché io mi ricordo dalla tua biografia che forse parlavi di musica classica, sbaglio? Per me musica è mix, tutto musica che è buono è buono. In spogliatoio quando mettiamo musica è un mix di... è internazionale, è musica da tutto il mondo e tutti accettano e tutti piacciono. Poi se chiedi se so ballare, sì, però preferisco ballare in campo nel differente mood. E secondo me musica è importante perché mette mood nel tua testa, in quello mood che vuoi avere e essere dentro. Per quello è un mix internazionale. Ti faccio vedere 2 messaggi che sono arrivati per te. Scorri e vedrai. Tanti auguri, bravo, buon compleanno. Ciao. Hey yo, Salata, happy birthday, DJ Khaled, sending you number love, new blessings, new day, new wins, new everything, you know what I mean? And keep winning, brother, congrats on all your success, Khaled showing you love, we the best, happy birthday, another one. Senti, vorrei riallacciarmi un attimo al marchio di fabbrica di DJ Khaled, no? Questo Another One, al suo claim. Possiamo dire che più o meno valga anche per te? In tutto quel che fai hai fatto, cioè voler migliorare sempre di più, un altro gol, un altro trofeo e soprattutto un altro anno ancora in campo? Sì, mai essere soddisfatto, è quello che sto provando a portare o trasformare a mio figlio, per esempio, mai essere soddisfatti, sempre andare avanti, sempre avere voglia di più e fare di più, così ti porta al limite che è impossibile di arrivare, però tutto inizia in testa, perché se hai questo obiettivi puoi arrivare al massimo possibile, è quello che secondo me che ti porta avanti sempre. Another one, another one. Quando per esempio faccio bene vincere un trofeo, voglio sempre
vincerlo ancora, perché più che ho, più sento che faccio il mio lavoro. E c'è sempre spazio per another one. Quello è bello. E spero di vincere con questa squadra, così abbiamo fatto massimale. Senti, guardandoti indietro, ora, sapendo quanto sei esigente, no, anche con te stesso, quanto chiedi a te stesso e alle persone che ti stanno attorno, in che percentuale tu sei soddisfatto di tutto quello che hai fatto e hai vissuto nella tua vita? Ho voglia di più, significa che non sono soddisfatto. Il giorno che sarò soddisfatto è il giorno che dico addio a calcio, perché se non hai questa voglia, se uno è soddisfatto non deve continuare, perché il calciatore deve avere fame per fare di più e fame di avere più, perché quando hai questo ti porta sempre avanti. Devi andare a fare allenamento, devi ripetere tutti i giorni. Se tu sei soddisfatto non ti svegli con un'energia e adrenalina e motivazione di fare di più. Per questo 100% soddisfatto no, zero, perché ho voglia di più, perché voglio fare ancora di più. E poi mio aspettativi da altri è uguale, da mio figli, da mio altri figli in Milan. Non vedo differenza fra loro, perché chiedo da loro come chiedo da loro, poi il contrario. Perché in vita devi sempre avere voglia di fare di più. Uno che è soddisfatto si mette sul divano, si rilassa. Non voglio questo, voglio stare su dite e camminare sul fuoco, perché così mi sento vivo. Qual è la cosa di cui Zlatan Ibrahimovic va più fiero di se stesso? Differente cose, però quando hai queste aspettative come me, le pressioni che metto a me stesso di non essere soddisfatto è difficile per il momento, però quando smetto posso sedermi e essere fiero di tutto quello che ho fatto, però per il momento non voglio arrivare là, perché se ho questo pensiero, se entro in questo mood è facile che ti rilassi, invece no, voglio fare ancora di più. Poi in futuro posso dire che ero fiero di tutto quello che ho fatto, ovvio. Arrivato a questo traguardo nella tua vita, quali altri desideri hai per il tuo futuro? Continuare a giocare il più possibile, perché voglio fare cose che altri non hanno fatto. Voglio sentirmi vivo nel mio mondo, calcio, e voglio continuare a essere felice ogni volta che tocco pallone, ogni volta che esco in campo, che sento il campo, che sento la erba, ogni tiro che faccio, ogni passaggio che faccio, ogni energia che trasforma i miei compagni, tutto opaco. Voglio che continui il più possibile, senza limite. Hai ricevuto diversi regali oggi. Ora però chiedo a te di farne uno ai nostri tifosi. Pensaci bene, se vuoi prenderti qualche minuto, ma in realtà credo che tu abbia già qualche risposta o qualche idea in mente. E cosa ti senti di promettere loro? No, voglio ringraziare tutti, perché ogni volta che entro in stadio o fuori stadio mi fanno sentire importante, mi fanno sentire felice a casa, e voglio dare più possibile dietro, ma non solo fuori campo, in campo. E quando torno faccio paura e faccio saltare 80.000 ogni partita. In chiusura invece fai tu un regalo a me, adesso. Che regalo vuoi? Spesso tu hai parlato di questo segreti, no? Cosa sono questi segreti? Almeno svelano uno. Quali segreti hai? Non esiste segreti. Quali segreti intendi? In campo o fuori? Entrambi. No, segreti per me... Segreto è lavorare duro. Hard work pays off. Non lo so come si dice in italiano. Grande lavoro ti paga.
Giusto. Se vuoi arrivare devi lavorare, se non lavori non arrivi. Quello è il segreto. Il nostro mondo bisogna allenarsi per arrivarsi, no? Poi mia forza è dentro il mio cappello, però non puoi dire a nessuno. Capelli, se lo tagli perdo la forza, come Sansone, no? Grazie, grazie mille.